Confindustria Veneto Est svolge un ruolo attivo a fianco degli enti istituzionali preposti e insieme agli enti di rappresentanza del territorio nel contrastare il verificarsi di episodi di violenza e molestie, anche sessuali, negli ambienti di lavoro. Uno dei primi passi in questa direzione è stata l'adesione di Confindustria Veneto Est al progetto Generiamo Cultura di Federmeccanica, finalizzato allo sviluppo della cultura del rispetto e della dignità della donna, alla sensibilizzazione sul tema della prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro. Sempre in continuità con questo forte impegno, Confindustria Veneto Est ha sottoscritto, insieme a molti altri enti pubblici e privati del territorio, il protocollo operativo di buone pratiche per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni nei luoghi di lavoro e la promozione del benessere lavorativo del 13 dicembre 2023. Il protocollo si poneva come uno dei suoi principali obiettivi quello di redigere delle linee guida condivise tra enti e parti sociali per la prevenzione delle violenze e delle molestie negli ambienti di lavoro. Tali linee guida sono state approvate in modo definitivo l'11 giugno 2024. Si tratta di un opuscolo utile e completo che può rappresentare uno strumento operativo per le aziende che intendessero impegnarsi per azioni concrete volte al contrasto di questi fenomeni anche in una prospettiva di ottenimento della certificazione parità di genere ai sensi della UNIPDR 125 del 2022. Ma allora vediamo ad uno i contenuti delle linee guida, partendo dalla definizione di cosa si intende per violenza e molestie nel mondo di lavoro. Violenze e molestie nel mondo del lavoro sono un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili o la minaccia di porle in essere, sia in un'unica occasione sia ripetutamente, e che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico alla persona. Violenze e molestie di genere nel mondo del lavoro indicano la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, ivi comprese le molestie sessuali. I luoghi e le circostanze nelle quali le violenze e le molestie si possono verificare sono varie e vanno dal luogo in cui si svolge l'attività lavorativa, i luoghi in cui si svolgono le pause, i locali adibiti a servizi igienici, spogliatoi o qualsiasi altro locale dell'azienda o sue pertinenze, ma anche presso la sede di un cliente o durante gli spostamenti, i viaggi o durante il percorso casa-lavoro e ancora nell'ambito di comunicazioni di lavoro anche in forma informatica. Ci sono precisi segnali che possono far supporre che ci sia un problema legato a violenza e molestia in atto e tali segnali li possiamo scorgere sia a livello della persona, sia a livello di azienda, oltre che a livello sociale nel suo complesso. Tra gli indicatori individuali possiamo citare i danni alla salute fisica come emicranie, disturbi gastrici, stanchezza, mancanza di attenzione e memoria, ma anche alla salute psichica come l'ansia, l'insonnia, paure, fobie, stress, irrequietezza e poi ancora aumento delle assenze, demotivazione, poca autostima, eccetera. Tra gli indicatori aziendali potremmo individuare il segnale del problema dell'incremento del turnover, dell'incremento dell'assenteismo, dell'aumento della richiesta di trasferimenti, del calo di performance e quindi della produttività e in generale la sensazione di un clima interno teso, ostile, in generale deteriorato. Da questo tipo di contesto possono derivare danni per l'azienda come la perdita d'immagine e l'attrattività e una riduzione della produttività conseguente alla mancanza di benessere organizzativo. A livello macro, invece, gli indicatori possono essere identificati nell'aumento di richieste di cure mediche e psicologiche, in aumento di situazioni di abbandono del posto di lavoro e altri segnali di malessere sociale con conseguenti costi per il sistema sanitario nazionale e aumento della disoccupazione e della disparità. La prima misura di prevenzione delle molestie e delle violenze anche in ambiente di lavoro è quella di agire sul cambiamento culturale nel riconoscere gli stereotipi e i condizionamenti sociali nell'agire inconsapevole,
la formazione è di estrema utilità, l'azienda potrà anche dotarsi di una politica di tolleranza zero verso qualsiasi forma di violenza e molestie, accompagnata da un codice etico, da indagini interne periodiche di analisi del clima aziendale e sistemi di raccolta di segnalazioni anonime che andranno poi ovviamente gestite e risolte in una logica di miglioramento continuo. Il benessere organizzativo si raggiunge solo con una collaborazione di tutti coloro che lavorano a vario titolo in un'azienda. Ogni persona in azienda può collaborare nella costruzione di un ambiente di lavoro rispettoso della dignità e delle pari opportunità e assumendo un ruolo attivo sia nell'adottare ogni giorno comportamenti e un linguaggio attenti e rispettoso delle altre persone, sia nel non lasciare solo un collega o una collega in difficoltà e fornendo i giusti consigli per segnalare e denunciare gli episodi di violenza e di molestie ai corretti referenti interni ed esterni. Se invece fossi tu la vittima, si suggerisce di richiamare l'attenzione di persone fidate vicino a te. Sottraiti e spostati in luogo più sicuro. Informa i tuoi superiori e l'ufficio del personale. Denuncia la violenza di cui sei vittima, chiedi aiuto e riferisci puntualmente quanto è accaduto. Se necessario, ricorri ai centri specializzati, come l'azienda sanitaria del tuo territorio, la consigliera di parità provinciale e il numero verde nazionale appositamente istituito. Per ogni ulteriore approfondimento e chiarimento, vi invitiamo a contattare l'area Ambiente, Sicurezza, Normativa Tecnica di Confindustria Veneto Est.